7 nuovi Mac con Apple Silicone M2, M1 Pro ed M1 Max. E non saranno soltanto MacBook portatili, perché si parla di nuovo Mac Mini, iMac, MacBook Air e anche un MacBook Pro da 13 pollici, un po' strano, un po' particolare. Ultimamente stiamo cercando di selezionare un po' le informazioni da portare sui video, perché nel mondo delle notizie Apple parlano davvero tutti e vogliamo che le informazioni che ricevete siano le più affidabili possibili. Quindi quando cerchiamo di trattare le cose, cerchiamo di realmente portare soltanto le cose che vedremo in questo 2022. Naturalmente anche noi sbagliamo, è normale, ci saranno alcuni errori, però in linea di massima, anche con l'esperienza maturata, sappiamo un po' come Apple lavora e rilascia i prodotti durante il corso dell'anno e cerchiamo di mettere in fila tutto ciò che sappiamo. Insomma, tutto questo per dirvi che i rumor di oggi provengono da Mark Gurman e non da qualche profilo Twitter nato 2 mesi fa e molto inaffidabile. Gurman, per chi segue il canale, sa che è un giornalista di Bloomberg, è super affidabile e che ne sbaglia davvero pochissime. Anche perché nell'ultima newsletter ci ha dato delle informazioni, ma rimane comunque un pochettino sul vago. Prima di tutto, per capire cosa potremo vedere nei prossimi mesi, quindi durante la presentazione di marzo e anche verso i mesi di giugno e di maggio, dobbiamo vedere quali saranno tutti i prodotti di questo 2022, perché per ora tutte le notizie puntano a 7 nuovi Mac, che naturalmente saranno dilazionati durante i mesi a venire, con una grossa concentrazione in quelli finali, quindi tra il mese di settembre e dicembre, ma anche durante questo evento di marzo dovremmo vedere almeno un nuovo Mac, sempre se tutto comunque dovesse rimanere così e non ci fosse nessun altro problema o crisi dei chip. Gurman comunque ci dice che i nuovi 7 Mac saranno suddivisi in 2 portatili e ben 5 desktop. Per i portatili ci sarà un nuovo MacBook Air con nuovo design, con i colori e il nuovo chip Apple Silicon M2. Il MacBook Pro da 13 pollici è un po' particolare, con lo stesso design di quello attuale con l'Apple Silicon M1, ma verrà aggiornato nelle specifiche interne con l'Apple Silicon M2. Per i desktop invece dovremmo vedere un iMac da 24 pollici, identico per estetica a quello attuale, ma aggiornato con l'Apple Silicon M2. Poi ci dovrebbe essere anche un iMac da 27 pollici o 30, 32, per ora non sappiamo la reale dimensione dello schermo, ma dovrebbe essere un iMac che sostituisce quello attuale da 27 pollici che attualmente ancora viene venduto con un processore Intel, e quindi questo nuovo modello dovrebbe essere ridisegnato con delle linee simili, se non totalmente uguali a quello da 24 pollici, ma con la possibilità qui di essere configurato con un SoC Apple Silicon M1 Pro ed M1 Max. Poi ci dovrebbero essere 2 modelli di Mac Mini, uno totalmente ridisegnato con chip Apple Silicon M2 e uno un po' più potente che andrebbe a sostituire quello che attualmente ancora viene venduto con CPU Intel e che vedrebbe un aggiornamento con i SoC più potenti di M1 Pro ed M1 Max. Infine Gurman ci parla anche di un prossimo Mac Pro, una torretta più grande di un Mac Mini ma più piccolo di un Mac Pro attuale, quelli con la CPU Intel. Insomma, un PC desktop per veri professionisti che non si accontentano e che hanno la necessità di un qualcosa di davvero prestante anche sul lato hardware. Quindi questo PC sembrerebbe avere una possibilità di essere configurato con delle CPU e dei SoC molto particolari, con un Apple Silicon M1 Max 2 o 4 che comunque dovrebbe lavorare in tutti questi 4 core insieme e offrire delle prestazioni elevatissime per carichi di lavoro molto intensi. Comunque, dopo questa carrellata di Mac che dovremmo vedere in questo 2022, sicuramente molti di voi potrebbero essere un po' confusi e immagino che la cosa più complessa sia la differenziazione tra Apple Silicon M2, M1 Pro ed M1 Max. Perché mai l'M2 dovrebbe trovarsi su un MacBook Air e non sull'iMac Pro? La risposta a questa domanda in realtà è piuttosto semplice, perché dobbiamo prima di tutto comprendere questa nomenclatura e la categorizzazione di questi chip Apple Silicon. Ora la vediamo velocemente, ma molto probabilmente farò un video apposito proprio perché è molto importante questo argomento e ho notato che sta creando un po' di confusione. Allora, quindi, rapidamente, questi chip Apple Silicon non sono naturalmente nati da nulla e sono il frutto di una esperienza che Apple ha maturato nel corso degli anni con i SoC che da prima ha realizzato con gli iPhone e gli iPad e quant'altro, come esempio un Apple Watch. Il primo M1 non è quindi un chip totalmente nuovo e
inaspettato, perché possiamo vedere come la microarchitettura è composta da due tipologie di core, i Firestorm e gli Ice Storm, che sono gli stessi che vediamo anche nella 14 Bionic dell'iPhone 12. Naturalmente ci sono delle differenze, perché abbiamo la GPU e si tratta di due utilizzi differenti. Uno è un SoC per PC e l'altro è per smartphone. I core sono quelli, il progetto è quello. Comunque però sull'iPhone 12 avevamo due core ad alte prestazioni, i Firestorm, e quattro ad alta efficienza, gli Ice Storm. Con l'M1 invece 4 Firestorm e 4 Ice Storm. M1 Max ad esempio aumenta il numero dei core con 8 Firestorm e 2 Ice Storm. Insomma, con tutta l'esperienza guadagnata negli anni con iPhone e iPad, ha potuto traslare sul mondo di PC, non dico lo stesso progetto, ma tanti dettagli simili a quello dell'iPhone. Quindi M1, M1 Pro, M1 Max ed eventualmente un SoC ancora più potente con più core sulla CPU, potremmo dire che provengono tutti da una 14, perché si usano gli stessi core, chi più o chi meno. L'Apple Silicon M2 sarà invece basato sulla microarchitettura attuale della 15 Bionic dell'iPhone 13 e sappiamo quindi quali potranno essere e quali saranno i core con l'Avalanche e il Blizzard. L'M2 base quindi non sarà più potente di un M1 Pro o M1 Max, perché è fondamentalmente, a distanza di un anno, il numero dei core utilizzati che fa realmente la differenza. Come sono quindi bilanciati, più core ad alte prestazioni o ad alta efficienza, fa cambiare tantissimo dove tende l'ago della bilancia, se o sulla potenza oppure sui bassi consumi. Insomma, possiamo riassumere tutto questo discorso dicendo che la linea dei chip Apple Silicon M1, M2 e tutti i SoC che verranno in futuro con questa nomenclatura base, quindi senza aggettivi successivi, saranno dei processori, dei chip di fascia bassa. Fascia bassa naturalmente per Apple, perché comunque sono dei SoC potentissimi. Pro e Max saranno ancora più potenti che sia un M1 Pro o M2 Pro e necessitano di un raffreddamento con ventole attivo. E poi tecnicamente ci dovrebbe essere un ulteriore o più modelli aggiuntivi che saranno dedicati ai modelli di Mac, molto probabilmente sempre dei fissi, ancora più potenti come ad esempio un Mac Pro. Se dovessi quindi avanzare delle ipotesi, immagino che questo Mac Pro del 2022, se dovesse avere come nome M1 o qualcos'altro, con molta probabilità potrebbe essere realizzato con dei core che abbiamo visto sul precedente A14, quindi l'Ice Storm e il Firestorm. Questa era comunque una infarinatura generale sulle differenze e sui modelli di Mac che potremmo vedere durante quest'anno, che ancora tantissimo hanno da dire, ci sono tanti altri dettagli che dobbiamo analizzare, ma comunque sono stati da poco registrati dagli enti di regolamentazione russi 3 nuovi modelli di Mac. Secondo voi, quindi, quali potremmo vedere a marzo? Vi ricordo che, secondo le informazioni che abbiamo, l'8 marzo ci dovrebbe essere un nuovo evento Apple, anche perché gli aggiornamenti di iOS 15.4 stanno andando molto rapidamente con le beta. Attualmente siamo già alla terza beta e solitamente Apple, con degli aggiornamenti così tanto importanti, tende a far uscire la versione stabile definitiva una settimana circa dopo l'evento o poco prima dell'uscita sul mercato di un nuovo prodotto. In questo 8 marzo vedremo con moltissima probabilità l'iPhone SE con la connettività 5G, poi anche un iPad Air aggiornato nell'hardware e tecnicamente anche dei Mac, uno o più Mac. Secondo voi, quindi, cosa ci potrebbe essere durante questo evento? Però realisticamente, non secondo quello che vorreste, perché so per certo che al 100% tutti volete vedere un nuovo MacBook Air colorato con M2, però secondo me per quello dovremmo aspettare ancora qualche mese in più. Comunque, questo era tutto. Se il video vi è piaciuto, vi invito a lasciare un mi piace per supportare e aiutare un pochettino il canale a crescere. Noi ci vediamo al prossimo video e fatemi sapere qua sotto nei commenti quale di questi Mac di cui abbiamo parlato vorreste vedere e secondo voi dovrebbe essere lanciato a marzo. Ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!